Siamo qui a Misilmeri, davanti alla stele che ricorda Rocco Chinnici, una figura istituzionale, il procuratore nazionale antimafia qua a Misilmeri, un paese che nel segno di Rocco Chinnici vuole rinascere. Sta rinascendo anche grazie al lavoro delle forze dell'ordine, delle scuole. Allora, procuratore, grazie della sua visita, è un momento importante, un momento di risveglio, un momento dove non ci si deve fermare assolutamente. Soprattutto ciascuno di noi deve essere consapevoli che il contributo di ciascuno consente di migliorare, crescere e soprattutto diffondere una cultura della legalità, che significa difendere i diritti degli altri e garantirli e consentire quindi alla gente di trovare quella serenità che soltanto la libertà e l'affermazione dei diritti può portare. E soprattutto questo è il percorso per annientare le mafie, per estirparle da questi territori ed impedire che continuino a premere sulle condizioni già disagiate di tante persone che a stento riescono a tirare avanti. E le mafie è come se godessero della sofferenza della gente. Nel momento in cui tutti fossero convinti che le mafie vanno eliminate da questa terra, credo che impiegheremmo poco per annientarla ed estirparla definitivamente. Procuratore, lei ha toccato un tasto importante, la disperazione della gente. Ultimamente la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato nel nostro territorio hanno raggiunto risultati importanti. Usura, gioco d'azzardo, ma tanti tanti altri reati che per certi versi erano un po' sconosciuti alla mafia di 20 anni fa, quella stragista. Significa che sta cambiando pelle e quindi significa che è molto più vicina di quanto possa sembrare. Quindi massima allerta. E soprattutto significa che la mafia ha compreso che fare guerra allo Stato non conviene. Lo Stato è sempre più forte e quindi di fronte allo Stato oggi si piega, si mimetizza, ma continua a infiltrarsi come un serpente velenoso che finisce per infettare le nostre terre. Abbiamo qui anche come istituzione il Comune di Misilmeri, oltre alla Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, e quindi un messaggio importante che vogliamo dare ai nostri ragazzi appunto di Misilmeri. Insieme si vince e si afferma la libertà e la giustizia. Grazie. Grazie a lei. Siamo con Giovanni Chinnici nel giorno del ricordo della morte di suo padre, Rocco Chinnici, un uomo immenso che ha lasciato una grande eredità. Oggi più che mai la figura diventa modello, ma non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa. Una grande soddisfazione e soprattutto un sogno che si avvera. Il messaggio di Rocco Chinnici è dirompente e varca i confini, addirittura quelli nazionali e chissà, magari fra qualche anno quelli europei. Ma sì, il 1° giugno scorso è diventata operativa la Procura europea, un passaggio epocale in qualche modo nel sistema giudiziario dei paesi europei, perché, come è stato più volte sottolineato nel corso del seminario che si è tenuto in mattinata in ricordo del giudice Rocco Chinnici, dicevo un passaggio epocale perché è il primo organismo sovranazionale che ha una competenza giudiziaria diretta, quindi non è soltanto un organismo il cui obiettivo è la cooperazione dei singoli stati, ma è un organismo che ha una competenza diretta, una giurisdizione diretta sugli stati europei. Il ricordo di papà è stata l'occasione per parlare di questo tema, perché è stato sottolineato un po' da tutti, proprio da quelle esperienze pionieristiche del pool antimafia che è nato nel 1980 al piano rialzato del Palazzo di Giustizia di Palermo, da quelle poche stanze, allora erano una decina di giudici, eppure da quel ufficio è nata quell'esperienza straordinaria che poi nel tempo ha portato prima alla creazione della Procura Nazionale Antimafia nel 1991, poi a vari organismi di cooperazione giudiziaria europea fino appunto a oggi con la piena operatività della Procura europea.
Ecco perché ecco, ricordare questi uomini, ricordare questi magistrati è importante non soltanto per commemorarli, che è giusto perché sono uomini che si sono sacrificati per il bene della società, per il bene in particolare della nostra terra, della nostra Sicilia, ma perché il seme che loro hanno buttato continua a dare dei frutti e dei frutti importanti. Quindi ecco, chi quel 29 luglio, quel tragico 29 luglio del 1983 ha premuto quel tasto scellerato, è riuscito a distruggere l'uomo fisicamente, ma non è riuscito a distruggere quei valori e quelle idee e quel lavoro che questi uomini portavano avanti, e oggi credo che sia la riprova più bella e più importante. E poi il regalo oggi di avere qua il procuratore nazionale antimafia, questo significa che se vogliamo, per chi ci crede, Rocco Chinnici è ancora presente e vuole onorare Miss Ilmeri e vuole dare messaggi importanti per questa comunità. Ma anche questo è stato detto oggi ampiamente, probabilmente Rocco Chinnici ha inaugurato una figura nuova di giudice, di magistrato, che è quella che oggi conosciamo, ma che non esisteva quando lui iniziò a fare il magistrato e quando nel 1979 divenne capo dell'ufficio istruzione. È la figura che conosciamo oggi, appunto, la figura che è vicina alla gente, la figura che porta avanti il lavoro non con lo spirito burocratico di togliere un fascicolo dagli armadi, ma con lo spirito di chi vuole incidere sulla società, di chi si erge anche a custode dei valori della democrazia. Le nostre sono oggi delle democrazie evolute, complesse, e proprio per questa loro complessità hanno anche bisogno di un'entità indipendente, come è indipendente la magistratura, che possa vigilare sul mantenimento dei valori democratici. Grazie. Grazie a te. Una bellissima la storia di papà e mamma che si conobbero a pochi metri da qua, sì, e poi fermata, papà, per poter avere un contatto in tempi di allora, ricorso allo zio prete che insegnava nella stessa scuola. Vediamo quando vi da voi? Sì, sì. Oggi commemoriamo anche un magistrato, commemoriamo un grande uomo, un grande papà, un grande nonno, un cittadino misilmerese. Per me da sindaco sono orgoglioso che Rocco Chinnici, il magistrato, l'uomo, il papà e il nonno misilmerese, abbia appunto la legge, dicevo stamattina, la legge la Torre Rognoni, per quanto riguarda la confisca dei beni. Questa è stata una grande battaglia che oggi ci ha permesso di arrestare i grandi patrimoni economici di questi mafiosi. Noi ogni anno, in particolare la della nascita, il 19 gennaio, siamo appunto per ricordarlo e organizzare, diciamo, un pochettino qualcosa di grazioso. Purtroppo quest'anno, per il periodo pandemico, ci ha frenato un pochettino. La famiglia mi aveva chiesto invece, per quanto riguarda la morte, di fare una cosa molto sobria. Io acconsento a quello che mi dicono i figlioli, perché è giusto che sia così. Però oggi siamo qua perché ci tenevamo, ci teniamo ad andare al cimitero, ci vengo Giovanni Fiorina, va bene pure io, a ricordare appunto questo grande uomo. Io dico sempre, per me prima un grande uomo e poi un grande magistrato, un grande nonno, qua c'è un bovino. Quindi sono veramente contento di avere anche la presenza del procuratore nazionale, a me si merita,
terra di mafia, avere la presenza del procuratore nazionale per noi, per me da sindaco e per me da cittadino misilmese è un orgoglio, perché la presenza della legge è una legalità, qua c'è la scuola, ci stanno anche figli, quindi siamo un concittadino. Sì, per noi magistrati è un modello che nessuno di noi può aspirare ad essere come è stato lui. Lo vediamo come una stella, come una guida, come un uomo che ha fatto il magistrato ma in modo unico, straordinario. E quindi diciamo che oggi sono qui e avevo veramente gioia. Caterina mi ha invitato e è gioia di partecipare e stare con voi tutta la giornata. Per me, ma per tutti i magistrati, è un uomo indimenticabile, dice bene, un uomo, il magistrato deve essere innanzitutto uomo e poi deve saper stare il magistrato vicino alla gente, senza essere burocrate, con la sensibilità, l'emozione, la passione, l'esercizio della professione di magistrato che mi porta. Mi raccontava l'altra volta che abbiamo parlato di gabinetto, che lo conoscevo, il dottor Dubbioli, sì. Veniva senza scorta a Misilmeri e mi raccontava che c'è stata una festa di Pirrossa, dove erano presenti, già si stava avviando, diciamo, alla scuola di Unici, c'era Falcone, vedeva questo uomo, già si vedeva anche un uomo che voleva stare in casa, la gente. No, ma io voglio ringraziare il procuratore Verao, mi consenta, perché veramente credo che sia un dono averlo qui, anche a Misilmeri, questa che è stata e purtroppo forse non si è ancora liberata dall'essere terra di mafia. E però ecco, in questo paese dove papà è nato, dove papà è riuscito a maturare quei valori così importanti che lo hanno sempre guidato nella sua scelta di vita e nella sua carriera, avere la presenza di un magistrato che ha saputo, io dico splendidamente, portare avanti quell'impegno che purtroppo la mafia ha voluto fermare, ha creduto di fermare col 29 luglio dell'83, perché così non è stato. Tanti sono stati i magistrati che hanno raccolto quel testimone e il procuratore Cafiero De Rao è fra questi, e non solo ha raccolto quel testimone, ma quel lavoro l'ho portato avanti e lo ha ulteriormente sviluppato, rappresentando veramente, io credo, un'eccellenza per tutti noi, per il nostro paese. E io veramente lo ringrazio di cuore, perché averlo qui oggi per me è un regalo grandissimo, perché sa l'affetto che io nutro nei suoi confronti, ma è un dono per la Sicilia, per Palermo e per questo paese. Sì. E io la ringrazio, sindaco, perché aver voluto anche quest'anno ricordare in maniera semplice papà. Papà era un uomo semplice, non era un uomo che chiedeva manifestazioni, celebrazioni, ok. Era un uomo semplice, aveva dei valori nei quali credeva profondamente, e credo che ricordarlo così in maniera semplice fa al suo paese, credo che sia la cosa più bella, la presenza di persone meravigliose che hanno compreso il suo lavoro, che hanno compreso il suo impegno, che hanno compreso il suo sacrificio, che hanno, ripeto, raccolto quel testimone. Beh, credo che è il tributo più bello che possiamo offrire alla memoria di papà. Grazie. Anch'io voglio rivolgere un ringraziamento al sindaco, che è sempre molto sensibile a noi. È un sindaco fresco, perché è un anno ancora. Neanche un anno, sia nell'occasione del 19 gennaio, che la data della nascita di papà, e anche quella di Paolo Borsellino a distanza di 15 anni. È stato lui, ha preso l'iniziativa, anche se con le limitazioni del Covid, comunque è stata una manifestazione molto sentita, quella, diciamo, del ricordo di papà. Anche oggi, devo dire, si è dovuto inserire tra le altre manifestazioni, quindi necessariamente anche un momento compresso dalla presenza delle altre iniziative, tra cui il seminario di stamattina interessantissimo sulla Procura Europea. Quindi grazie al sindaco e alla cittadinanza di Misilmeri, che non solo non dimentica ma ricorda ed è orgogliosa di questo concittadino. Quest'anno in più abbiamo la straordinaria presenza del procuratore nazionale antimafia, che
al di là della carica di vertice in ambito giudiziario, però ecco, come uomo, come persona, è sempre stato particolarmente sensibile, attento alla figura di papà, e credo che con la sua umanità, con la sua vicinanza veramente alla gente, alle persone, credo che insomma ne reincarni senz'altro i valori, l'impegno e lo spirito. Quindi grazie anche al procuratore antimafia che, oltre ad essere stato con noi l'intera giornata stamattina, continua a seguire insomma tutte le iniziative in ricordo di papà. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi per avermi consentito di partecipare. Grazie davvero. Io il procuratore De Rao ce l'ho sempre al mio fianco, l'ho portato anche a Bruxelles per anche lì fare, diciamo, organizzare dei momenti di lavoro, di riflessione dedicati a papà. È sempre venuto, io lo dico, appena gli arriva questa, la mia richiesta, mi sento chiamare immediatamente per dire: Caterina, io ci sono. Quindi veramente lo ringrazio per questo, dico, è un dono avere una persona come lui che ha saputo raccogliere con testimone, come ha detto Giovanni, proprio portarla avanti con lo stesso tratto umano, oltre che professionale. Quindi grazie, grazie ancora, grazie al sindaco e grazie davvero per la sua presenza. Grazie, grazie, grazie a tutti.